C'è Selvaggia, e lei ha deciso insomma di contattarmi perché appunto ha questo seno che è dovuto alla palestra, all'attività fisica, si è comunque ridotto di dimensione, giustamente voleva ritrovare la forma che aveva perso. Guarda Selvaggia, allora dimmi un attimino cosa vorresti ottenere, un pochettino anche raccontami un po' della, diciamo, della tua vita, come si svolge, quante attività fisica fai. In una settimana mi alleno tante volte 3, tante volte 4 volte a settimana. Che tipo di risultato vorresti ottenere? Quanto lo vogliamo ingrandire? Allora, io portavo una terza. Ok. E vorrei una terza abbondante. Va bene. Da quello che mi hai detto mi sembra di capire che tu voglia in un certo qual senso avere un risultato visibile. Dunque questo ci fa propendere per una, diciamo, scegliere una protesi che abbia le misure del tuo torace, però un pochettino azzardare magari sulla proiezione, che ci può dare quell'effetto riempitivo che può diventare un po' più sexy e attraente. Abbiamo una buona copertura della protesi, la cosa più importante è, diciamo, qui sul polo superiore abbiamo almeno quasi 3 cm di copertura che ci danno una garanzia che, diciamo, il bordo superiore della protesi rimanga molto camuffato e non si abbia un effetto estremamente visibile. Okay. Bene, vediamo un pochettino quanto hai di base, che è una misura fondamentale che poi ci dà un'indicazione precisa sul tipo di protesi che dobbiamo utilizzare. Allora, io direi 11,5 è la tua base. Va bene, vediamo poi 11,5 qui dove queste finiamo. Delle misure meno qui. Prende per capire il tipo di protesi. Diciamo, questo solco che si crea sotto il seno si trova quasi in una posizione corretta, lo abbasseremo di un pochettino, lo portiamo circa 1 cm più in basso di dov'è, perché vogliamo chiaramente che l'areola e il capezzolo si trovino sull'apice del nuovo cono della nuova mammella, non stiano né troppo in basso né troppo in alto. Abbiamo due grosse alternative. Quella è la prima, cioè vedi, la protesi è come una cupoletta, e invece questa qui è l'altra alternativa, cioè una protesi a goccia, noi la chiamiamo in gergo tecnico anatomica, per cui ha un effetto più naturale, riempie meno il polo superiore e più il polo inferiore. Per cui scegliamo una protesi che ha un'altezza, vedi, questa ha 3 misure, un'altezza media, per cui riempie abbastanza anche sopra, e direi come proiezione alta, così riusciamo anche un pochettino a esagerare un pizzichino col volume, che è quello che desideriamo. Okay. Vediamo come ti sta, sulla base di quello, diciamo, scegliamo la protesi più adatta. Selvaggia, ce l'abbiamo fatta, eh? Evviva, che veramente, guarda, allora, adesso, giorno dopo l'intervento, c'è la fasciatura, quella è normale, reggiseno sotto, perciò io direi che noi ci vediamo domani pomeriggio, d'accordo? Così togliamo tutto questo, diciamo, questa fasciatura e ti mettiamo una cosa molto più leggera.